Immagini che vi giungono in diretta dal comunale La Rocca di Trezzo sull'Adda. Questa è Trizium Ravenna, valevole per la 33esima giornata del girone D di Serie D. Amici di Beppi TV, canale 1 di Twitch, un cordiale saluto da Riccardo Gionetto. Su un terreno in ottime condizioni, quello che viene etichettato come il miglior campo della categoria del girone D, secondo le testimonianze chiaramente delle squadre che sono venute a giocare qui sullo stadio, sul terreno della Rocca, ma soprattutto anche alla testimonianza diretta con le nostre telecamere. Però comincerà prima il Ravenna, che dal primo calcio di questa sfida, poi l'appoggio sulla sinistra in direzione di D'Agostino, che viene avanti, c'è la sul mancino, prova a calciare, palla che resta al limite, la conclusione tentata da Verde, centrale. Ancora possesso palla Trizium, con questa sventagliata sulla destra a cercare D'Agostino, pallone che arriva a destinazione, qui errore di Spinosa. D'Agostino entra in area da destra, punto al fondo, D'Agostino va al cross in mezzo, non c'è nessuno, occasione per la Trizium. Uno contro uno, Dorsi la finta, punta al fondo, va al cross in mezzo, Dorsi arriva Guidone, ma è tutto fermo per posizione di fuori gioco della punta del Ravenna. Già battuta la rimessa laterale, ora poi la conclusione tentata da Maspero, bel tiro però centrale, anzi Saporetti chiuso in maniera regolare. Però allora il lancio di D'Agostino a innescare sulla sinistra la sterzata da parte di Verde, che insiste, ancora Verde, appoggia, poi la conclusione e la parata di Botti. Stacca ora Verde, anzi no, poi Prati a vuoto tutti, attenzione alla conclusione di D'Agostino, che ha provato il gol alla Mascara. Paglia qui Grazioli, errore clamoroso De Stefano, recupera il pallone dentro per D'Agostino, zona del limite dell'area D'Agostino, pallone sul fondo, altra occasione per la Trizium. Poi potrà cominciare la ripresa di Trizium Ravenna per Guida, e allora Aruna. Da rivedere questa rimessa di Aruna, però Calì va alle cross in aria, Guidone non arriva, ci arriva Spinosa che si gira, Mancino, il vantaggio del Ravenna, il mancino vincente di Spinosa, 1-0, cambia il parziale al 50° minuto di gioco, Trizium 0, Ravenna 1. Fischia Campazzo, va D'Agostino a calciare in porta, la parata di Botti. Vediamo adesso Spinosa che va alle cross sul secondo palo, colpo di testa, poi la conclusione di Saporetti, bloccata facile da Migliore. Attaccato da Tradico, ancora Campagna, zona centrale, l'appoggio errato in direzione di Prati, bravo Prati però come una piovra, recupera il pallone e poi va a calciare, vola Migliore, mette in corner. Va Spinosa alle cross, in mezzo, colpo di testa! Eccolo, il timbro di Guidone, 2-0, il raddoppio del Ravenna, con bomber Guidone. È uscito Vincenzi, è entrato allora Gambino, a trazione anteriore dunque adesso la Trizium, che non ha più nulla da perdere, la conclusione di D'Agostino, Botti senza problemi. Lussignoli perde palla malamente, Lussignoli recupera Gobbi, il tocco per D'Agostino che prova a piazzarla e anche D'Agostino comincia a perdere lucidità. Palla da dietro, tutto regolare, lancio in profondità dove si muove Saporetti, uno contro uno con De Stefano, Saporetti in aria, Saporetti caccia col destro, pallone sul fondo, ha avuto l'occasione di chiuderla definitivamente. Quando sta per cominciare l'ultimo minuto di recupero, no, perché fischia prima il direttore di gara e dunque manda tutti negli spogliatoi con la vittoria del Ravenna, importantissima sulla Trizium, ed è la quarta vittoria soprattutto nelle 5 gare per i romagnoli, che salgono a quota 77 punti e continuano la sfida a distanza con il Rimini.